Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un pomeriggio intenso al liceo Umberto I, che ha dedicato al delicatissimo tema un incontro in aula magna, con la proiezione di alcuni cortometraggi di sensibilizzazione realizzati dagli alunni. Ancora viva la memoria della studentessa del liceo palermitano uccisa 4 anni fa. Abbiamo organizzato un grande avvenimento, molto grosso, con la componente femminile del Rotary Club e tutta la nostra comunità, perché noi siamo estremamente e particolarmente sensibili all'evento e al fenomeno, perché 4 anni fa una nostra allieva, ricorderete tutti, Carmela Petrucci, è stata uccisa a coltellate da un ragazzo violento che ha ferito anche gravemente la sorella in quello stesso episodio. Abbiamo realizzato insieme alla dottoressa Guccione un'attività all'interno di una classe, in particolare la seconda A del liceo Umberto, un'attività che portasse i ragazzi a ragionare e a riflettere sulle dinamiche che portano e conducono al femminicidio, in una sorta di attività preventiva. I ragazzi hanno realizzato degli spot contro il femminicidio. L'attività di prevenzione è un'attività fondamentale nelle scuole. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice chiaramente che una delle cose previste, una delle azioni previste e buone prassi all'interno delle scuole è proprio attivare dei percorsi che facciano riflettere i ragazzi rispetto alle dinamiche, rispetto ai processi che possono condurre a livello sociale al verificarsi di questi fenomeni. È proprio per questo che abbiamo organizzato insieme ad alcuni docenti, in particolare alla professoressa Magno in alcune delle sue classi, delle attività specifiche per riflettere, ripetiamo, proprio sui processi, che è la cosa fondamentale ed è l'unica attività che può essere veramente preventiva, perché rende consapevoli i ragazzi delle dinamiche che ci sono alla base dei rapporti disfunzionali tra ragazzo e ragazza e di quello invece che può portare a un percorso sano di crescita. Anche il centro città nel pomeriggio è stato animato da una manifestazione di denuncia contro la violenza sulle donne, flash mob, ma soprattutto cartelli con frasi shock indossate dai partecipanti, che hanno messo in evidenza l'importanza della denuncia in caso di violenza. Le manifestazioni sono sempre importanti non solo per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno e quindi lottare sempre a livello poi di prevenzione, quel che significa il vero concetto di amore, il rispetto della donna e non il possesso, ma è importante anche proprio perché si crea contatto, si fa rete e in questo caso tra istituzioni, visto il mio ruolo di consigliera comunale, e il territorio, l'associazione, tutte le donne che sono sensibili a questo tema. È importante lavorare insieme. Proprio per questo io e la consigliera Rita Vinci abbiamo presentato una proposta di delibera per creare la consulta che si occupi di politiche femminili, che mi auguro che verrà prelevata al più presto dal Consiglio Comunale per poterla realizzare. Consulta significa un tavolo tecnico formato da cittadini, associazioni e rappresentanti di istituzioni che vogliono affrontare insieme il tema delle politiche femminili. Questa per noi è una giornata particolare e che non deve rimanere una giornata, ma la lotta contro la violenza di genere deve essere ogni giorno, 365 giorni l'anno. La preoccupazione nostra è che da domani in poi non se ne parli più, invece ne dobbiamo sempre parlare. Siamo qui noi oggi come comitato spontaneo di cittadini, donne e uomini, per denunciare le varie forme di violenza che ogni donna subisce nell'arco della sua vita, dalla violenza domestica alla violenza economica alla violenza sul lavoro. Noi oggi abbiamo denunciato, finalmente è come se avessimo trovato il coraggio di denunciare al mondo e anche a noi stesse di essere vittime di violenza, perché spesso e volentieri neanche noi ci rendiamo conto di essere soggetti a violenza, soprattutto alla violenza psicologica, che è quella forma sottile e molto insinuosa che può anche a volte portare al suicidio.